Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata ai termini, alle modalità e alle fonti di finanziamento al fine di coprire gli oltre 46.000 tirocini in Sicilia del progetto Garanzia Giovani. Li ha chiariti l'assessore regionale alla famiglia e al lavoro, il nisseno Gianluca Miccichelli, esponente del governo regionale, ha firmato il decreto per il piano reddito minimo di inserimento. Vediamo. Termini, modalità e fonti di finanziamento al fine di coprire gli oltre 46.000 tirocini in Sicilia del progetto Garanzia Giovani. Li ha chiariti l'assessore regionale alla famiglia e al lavoro, il nisseno Gianluca Miccichè. Per quanto riguarda i primi 30.000 tirocini, il costo complessivo è di 87 milioni di euro, più quelli destinati agli enti promotori privati. La somma destinata ai tirocinanti, dice l'esponente della giunta Crocetta, è stata versata dall'INPS per importi pari al 96% del totale. Per quanto riguarda i rimanenti 16.000, la somma prevista è di circa 46 milioni di euro. Di questi, 20 milioni sono già stati autorizzati da Roma e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha già la disponibilità a pagare. Per quanto riguarda il rimanente 26% del totale, si stanno rimodulando risorse dalla linea di intervento 7.2 che ammonta a 31 milioni di euro. Così facendo, spiega l'assessore Miccichè, si potrà anche in questo secondo caso procedere al pagamento dei tirocinanti che hanno presentato domanda entro l'8 ottobre del 2015. Ci sono novità anche in merito ai lavoratori del reddito minimo di inserimento. Lo stesso assessore ha firmato il decreto per il piano RMI di 9,4 milioni di euro. Il 20% è dedicato al piano di fuoriuscita dei soggetti che ne hanno fatto richiesta il 17 aprile scorso. L'80% invece interessa il piano di riparto per i lavoratori rimasti. Il prossimo mese, durante l'assestamento di bilancio regionale, il fondo per gli RMI sarà rimpinguato al fine di dare completezza del progetto fino alla conclusione dell'anno e dunque per pagare la restante parte dei lavoratori fuoriusciti. Soddisfazione per i provvedimenti adottati da Gianluca Miccichè, che interessano numerosi cittadini gelesi, è stata manifestata dal segretario cittadino dell'UDC Salvatore Incardona e dal consigliere comunale Giovanni Panebianco. Uscire dagli uffici e dalle sedi per andare a incontrare lavoratrici e lavoratori ed essere a disposizione per chiunque abbia bisogno di tutele e chiede rispetto dei diritti. La FLAI CGIL rilancia e oggi alle 17 sarà in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna Ci mettiamo le tende. Presiederà l'incontro Ignazio Giudice, segretario generale della CGIL di Caltanissetta. Interverranno tra gli altri il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela, il maggiore Valerio Marra, Davide Chiarenza, segretario SILP CGIL, e Michele Pagliaro, segretario generale della CGIL Sicilia. Le conclusioni sono affidate a Ivana Galli, segretario nazionale FLAI CGIL. Saranno presenti i sindaci di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino. Sarà Yolanda Guttadauro, funzionario del Ministero del Lavoro, la relatrice della conferenza dibattito organizzata dal Lions Club del Golfo di Gela, presieduto da Eugenio Piazza, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti, la Confcommercio e l'Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Gela. L'iniziativa si terrà domani alle 18 nell'Aula Magna del Liceo Classico Eschilo di Gela. Il tema è le politiche attive del lavoro versione 2.0, la riforma dei servizi per il lavoro da Garanzia Giovani al Jobs Act. Adesso ci occupiamo del più grosso sequestro di una piantagione di marijuana nella provincia di Enna, operato dalla squadra mobile. Vediamo. Oltre 180 piante di marijuana, alcune delle quali avevano già raggiunto l'altezza di oltre 2 metri, altra ingente quantità della stessa sostanza stupefacente già essiccata ed avviata alla trasformazione del peso di oltre 120 kg, valore nel mercato illecito di oltre 1.600.000 euro. E quanto scoperto la scorsa notte in un terreno agricolo a Piazza Almerina dagli agenti della squadra mobile di Enna, diretti dal vicequestore aggiunto Gabriele Presti, ha arrestato un uomo, si tratta del proprietario del fondo, Alessandro Canale, 33 anni, di Barra Franca. Deve rispondere di coltivazione ai fini dello spaccio di droga. Gli agenti, dopo vari appostamenti, hanno scoperto un vero e proprio impianto di produzione e in particolare all'interno di un complesso di serre dell'ampiezza di circa 400 metri quadrati erano state piantate, come dicevamo, circa 180 piante. Nei caseggiati sono stati rinvenuti circa 122 kg di marijuana già avviati alla trasformazione. Alessandro Canale è stato bloccato mentre stava per accedere al fondo agricolo. Le piante di marijuana venivano
irrigate attraverso un impianto che ne consentiva una regolare bagnatura, accelerandone il processo di crescita. I poliziotti hanno scoperto dentro l'azienda una vera e propria filiera dell'attività di coltivazione e produzione della droga. Sotto chiave sono finiti circa 66 kg di marijuana tritata, 7 sacchi contenenti le stesse piante già essiccate per un peso totale di 51 kg ed ancora 67 panetti di polvere marijuana, 5 kg, avviate per la trasformazione in hashish, un barattolo in vetro con all'interno dell'olio di hashish e 4 ovoli contenenti pasta di olio di hashish. Sequestrati anche una pellettatrice elettrica, una macchina per sottovuoto automatica, una centrifuga e una bilancia elettrica, dei frullatori perfettamente funzionanti ed anche uno stampino in metallo, l'occorrente per la lavorazione, l'occultamento e il confezionamento della marijuana. Trovati anche 27 proiettili di calibro 7,65 e numerose stampe ed istruzioni per la produzione, la coltivazione e la lavorazione della marijuana. Il sequestro dell'ingente piantagione di droga è il più considerevole di tutti i tempi nella provincia di Enna. Domani alle 10 l'associazione Perfetta Letizia, presieduta da Giuseppe Failla, e la ditta strumenti musicali di Marisa Di Geronimo doneranno degli strumenti musicali per la realizzazione del progetto Music Lab Giovanni Di Geronimo all'Istituto Primo Comprensivo, diretto da Rosalba Marchisciana nella sede di Albani Roccella. Per l'occasione sarà presente anche l'assessore alla cultura del comune di Gela, Francesco Salinitro. Il progetto è sostenuto, oltre che dalla ditta Di Geronimo, anche dall'associazione Perfetta Letizia, grazie ai fondi raccolti in occasione del recital del pianista gelese Alberto Ferro, che si è tenuto il 17 aprile scorso presso il Teatro Eschilo di Gela con il patrocinio del Comune di Gela. Saranno presentate oggi dalle 18 nei locali dell'ONA, l'Osservatorio Nazionale Amianto, in corso Vittorio Emanuele 168 a Gela, le ultime iniziative a tutela e difesa dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie e la linea di azione per il coinvolgimento di tutte le forze politiche e istituzionali affinché venga trattata e risolta la problematica amianto. Lo comunica il presidente Salvatore Granvillano. È tutto pronto per la chiusura della quarta edizione della Primavera dell'Arte promossa dal Gruppo Archeologico d'Italia Geloi Triskelion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio, tra cui la Proloco e il Kivanis Club. Domani alle 21, nella straordinaria location delle mura Timoleontè di Caposoprano, è prevista la Notte Europea dei Musei, le mura di notte. Un evento straordinario in cui si avrà un percorso molto particolare con attori di teatro, scenografie davvero emozionanti. Quindi per un'attività che si svolge per la prima volta qui nell'area del parco. C'è da dire che dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale di Gela per aver partecipato alla manifestazione andando a ripulire e recuperare l'area. Questo è un atto importante, è un atto dovuto che fa sì che le associazioni, i gruppi possano promuovere delle attività e iniziative in siti così importanti. Potremmo godere delle mura, delle fortificazioni greche al Chiar di Luna, quindi non ci sarà niente di artefatto, ma un percorso emozionale che il cittadino potrà vivere attraverso flash teatrali, come ha detto lui, e attraverso un percorso emozionale dove avremo lo scopo di raccontare la scoperta delle mura delle fortificazioni greche. Inoltre saranno presenti le scenografie e il maestro Insulla con le sue opere. Dobbiamo trovare un punto da cui ripartire. La ripresa di siti come questi, che per certi versi sono stati abbandonati negli anni, diventa uno dei punti di partenza. La possibilità che in questi siti si possano realizzare eventi importanti come quelli organizzati e come quello che ci sarà nella serata di domani diventa un punto altrettanto importante da cui ripartire. Il compito di un'amministrazione è creare le condizioni di sviluppo e noi in questa direzione ci stiamo muovendo. Siccome questo è uno degli unici parchi fruibili in sicurezza in città e soprattutto in un'area, quella di Caposoprano, dove la creazione di strutture edilizie non ha lasciato spazi per i più piccoli, spazi liberi, ecco, questa è l'area su cui vogliamo puntare per renderla fruibile 24 ore su 24, per permettere alla città di goderla in tutta sicurezza e possibilmente con la presenza, come diceva l'assessore Morello, di spettacoli, di attività che possono coinvolgere l'intero territorio e magari qualche turista in più. Si chiama Anime Antiche, l'evento culturale in programma oggi a Gela alle 19.30 alla Chiesa San Biagio. La performance promossa dall'Associazione Assuari, dal Circo Larci le Nuvole e da Accademia di Catania è costituito da 8 monologhi composti dal poeta Sebastiano Patanè Ferro, 8 personaggi interpretati da altrettanti poeti.
Oggi alle 17.30 presso il Teatro Eschilo di Gela si terrà il convegno distrettuale della FIDAPA, il talento delle donne nella editoria. Elvira Sellerio, un'orafa che forgia gioielli di carta. L'iniziativa è promossa dalle vicepresidenti delle sezioni di Caltagirone, Caltanissetta, Gela, Niscemi, Serra di Falco. Il convegno vuole essere momento di ricordo di una delle personalità più brillanti della cultura siciliana dell'ultimo secolo. Questa mattina con le nostre telecamere abbiamo seguito la manifestazione di fine anno degli alunni della scuola Capuana di Gela in occasione della conclusione del progetto di Special Olympics, il corpo in gioco. Vediamo. Natale Salucci, l'integrazione e l'inclusione, si parla tanto di inclusione, sono principi fondamentali ormai della scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia. Può illustrarci il progetto? Bene. Noi intanto questa manifestazione è inserita nella settimana europea del calcio unificato e noi abbiamo voluto a Gela, dopo tanti anni che facciamo attività di sport unificato, fare un progetto Young Athletes per le scuole dell'infanzia e l'abbiamo iniziato con la scuola Capuana, anche perché c'è una bambina che segue l'associazione Orizzonte come attività sportiva e l'abbiamo voluto allargare a tutta la scuola. Ringrazio le dirigenti, i genitori, l'insegnante che hanno accettato questo programma e che oggi vede la conclusione con un'esibizione dei ragazzi, dei bambini che hanno seguito un programma che non è solamente di carattere sportivo ma anche di carattere intellettivo, cioè nel senso che l'attività motoria, l'attività che svolgono sono dei prerequisiti per l'apprendimento della scrittura e della lettura. Noi abbiamo accolto con grandissimo piacere, a braccia aperte, il progetto Young Athletics della Special Olympics, peraltro, che è di livello internazionale. Grazie alla proposta fattaci dal nostro Natale Salucci, che tutti conosciamo, e una mia docente che lo ha sperimentato l'anno scorso nella sua sezione. L'abbiamo quest'anno divulgato a tutti perché abbiamo visto risultati ottimali dal punto di vista dell'aggregazione, della formazione, dell'accoglienza e appunto dell'inclusione a 360 gradi di tutti i bambini e di ognuno. Siamo scuola pilota in questo progetto per la Sicilia, ma pare anche in Italia, quindi questo ci riempie di orgoglio. Come è stato articolato il progetto e quali obiettivi sono stati raggiunti? Allora, il progetto è stato articolato per sezioni intanto. Le collaboratrici del dottore Salucci entravano in sezione e in palestra, perché ovviamente è tutta un'attività di gioco, un'attività ludica per i bambini. Sappiamo bene, mens sana in corpore sano, questo è il nostro inno, se così possiamo dire. Quindi facevano un'ora alla settimana di attività di gioco in palestra. Dopodiché ci siamo prodigati nel fare tutto questo, nell'organizzare tutto questo. Come ogni venerdì, stasera torna Agora, il rotocalco settimanale ideato e condotto da Franco Gallo, accenderà ancora una volta i suoi riflettori su temi che riguardano Gela. E nella puntata odierna sarà la politica locale al centro della fortunata trasmissione della nostra emittente. I tormenti interni del PD e più in generale quelli del centro-sinistra gelese, con i dissidi insanabili nel maggior partito cittadino e gli ultimi repentini cambi di casacca di consiglieri comunali, l'ultimo dei quali il più clamoroso con Carmelo Casano, passato in pochi mesi dal PD al megafono e da questi all'UDC. Appuntamento dunque a questa sera alle 21 con una nuova interessante puntata di Agora. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Parte a Gela la campagna di sostegno per la raccolta fondi Teleton. Il gruppo scout Gesci Gela 5, in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia, domani e domenica allestirà dei banchetti dinanzi alla parrocchia per la distribuzione di eleganti confezioni di biscotti che sosterranno l'iniziativa. Costruire una solida rete a supporto delle attività volte a promuovere la cultura della legalità, l'educazione alla cittadinanza attiva e partecipata all'interno delle scuole, instaurare un rapporto di forte fiducia con le nuove generazioni, estirpando le radici del clientelismo, della logica del favore, della raccomandazione, della fuga di responsabilità. Con questo intento è stato siglato al Centro Polivalente Michele Abbate il protocollo d'intesa alle istituzioni per l'educazione alla legalità, che ha così suggellato l'iniziativa, lo sviluppo
sviluppo e le regole e il futuro per Caltanissetta. Un protocollo sottoscritto dalla Prefettura, dal Comune, dall'Ufficio Scolastico Provinciale, dall'Associazione Nazionale Magistrati, dall'Ordine degli Avvocati e dai vertici delle forze dell'ordine. Io direi una sinergia non solo tra le istituzioni ma soprattutto ed anche con i ragazzi che abbiamo coinvolto nella organizzazione di questa iniziativa, chiedendo a loro idee e suggerimenti su come potesse essere un convegno sul loro futuro, sullo sviluppo di questa terra che potesse essere più aderente possibile e potesse dare dei segnali propositivi, fattivi di questa opportunità. La legalità è un valore assolutamente positivo, non è il negativo, cioè il pericolo di andare in carcere, il pericolo di avere beni confiscati o altro, no, non è solo in termini così repressivi, è un valore costruttivo, fondante, come abbiamo detto oggi e come è presente anche nel protocollo che abbiamo appena firmato, fondante della Costituzione, della Carta Costituzionale. La mafia non dà lavoro, delinquere non conviene. Rispetto a tanti anni fa, ho detto, dove a Palermo c'era questo slogan maledetto e poi caduto in disuso, dove si diceva viva la mafia perché dà lavoro, delinquere non conviene neanche dal punto di vista economico, perché è una perdita in termini anche economici, oltre che sociali e democratici, eccetera. E tanti processi ci insegnano proprio questo, che pagare il pizzo, pagare il prezzo della corruzione, evadere, è alla fine una circostanza, una situazione, una condizione che determina fondamentalmente una non convenienza anche dal punto di vista economico per quelle imprese che fanno questo tipo di attività. Festa di Santa Rita domenica 22 maggio a Gela. Alle 19 è prevista la Santa Messa in Piazza Sant'Agostino, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana. Dopo la Messa si terrà una breve processione attorno alla piazza. La mattina le messe saranno celebrate alle 8.30, 9.30, 10.30 e 12. Dopo ogni messa si svolgerà la benedizione delle rose che saranno portate dai devoti. Domani alle 18.30 nei locali della libreria Mondadori di via Marconi a Gela sarà presente Simona Lo Iacono, finalista del premio Strega 2016. Presenterà le streghe di Lenza Vacche. Si terrà domenica 22 maggio tra le vie del centro storico di Gela l'ultima tappa di Primavera in Bici. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Velo Club, che per l'occasione celebrerà il 25esimo anniversario. Vediamo. Ultima tappa di Primavera in Bici si terrà domenica 22 maggio a Gela. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Velo Club, che per l'occasione celebrerà il 25esimo anniversario. A partire dalle 7.30 sarà possibile iscriversi alla gara Il Ritrovo e il Bar della Palma di Corso Vittorio Emanuele. Il percorso, lungo 3 km, attraverserà il Corso Vittorio Emanuele, via dell'Acropoli, via Generale Cascino e via Giacomo Navarra Bresmers. È uno dei più grandi eventi organizzati a Gela per quanto riguarda il ciclismo. Avremo la possibilità di vedere il centro storico federiciano, perché il percorso coinvolge non solo il centro storico federiciano ma anche la parte di via dell'Acropoli, quindi il museo. Dalle ore 10 si parte con questa grande manifestazione sportiva e speriamo che i cittadini e insomma gli sportivi siano contenti di questa nuova grande organizzazione sportiva in città. Ed è l'ultima tappa di un campionato regionale chiamato Campionato di Primavera in Bici dell'Endex Sain, dove noi siamo soci. Questo campionato si concluderà, abbiamo detto, domenica con la consegna delle maglie di campione nelle varie categorie. Ci saranno presenti 9 categorie suddivisi per età. Si parte dalle dai in 18 anni fino ad arrivare agli over 65 in base alle categorie. Il circuito che abbiamo scelto quest'anno è un circuito particolare, perché abbiamo voluto riportare la gara ciclistica a Gela nel centro storico, che era ormai abbandonata da parecchio, e quindi il circuito sarà il Corso Vittorio Emanuele, via dell'Acropoli, si sellerà per via Gianni Cascino e via Bresmes, da ripetere 10, 12, 15 volte in base alle categorie. Che dire, e abbiamo anche il nostro obiettivo era quello, come ho detto prima, di portare questo evento a Gela, che era da tempo che non si aveva, anche per
per festeggiare, chiamiamo così, il nostro 25esimo di fondazione. Quindi abbiamo scelto una doppia data, sia quella della fine del campionato che il mese di maggio, che noi facciamo 25 anni che abbiamo questa fondazione. L'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo organizza per domani alle 9.30 la 7ª edizione del torneo di calcio Amicizia e Solidarietà presso il campo di calcio ex.Juve di Viale Enrico Mattei a Macchitella. Si sfideranno le squadre degli alunni, dei genitori e insegnanti e una rappresentativa del CESMA in una iniziativa benefica che prevede la raccolta di alimenti di prima necessità da donare al Banco Alimentare della Parrocchia Regina Pacis, che assiste centinaia di persone bisognose del territorio. Nel corso della manifestazione si terrà anche la premiazione del concorso letterario Le Parole della Libertà, rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Domani alle 9 sarà proiettato al cinema Antidoto con ingresso libero il film La storia di Loretta, un atleta speciale. L'iniziativa, promossa dall'associazione sportiva Orizzonte Gela, presieduta da Natale Salucci, ha una valenza culturale e sociale, vuole fare conoscere valori di Special Olympics e invitare gelesi a scendere in campo e a giocare la partita dell'integrazione per concretizzare azioni realmente inclusive, riconoscendo e valorizzando le diversità. Sempre domani all'Antidoto di Macchitella alle 21 sarà proposto Attenti a quei due con Emanuele Giammusso, Guglielmo Greco e Lori Ardore. Le proiezioni cinematografiche sono state sospese e riprenderanno a settembre. Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre Canale 10 è dotato anche di un altro strumento, il televideo, che è sempre aggiornato. Grazie per averci scelto anche oggi. Arrivederci.